Allora, con Pino Strabioli per Cavoli a merenda. Cavoli a merenda, un omaggio a Sergio Tofano, un attore purtroppo troppo spesso dimenticato. Beh, rimane nell'immaginario di tutti per il Bonaventura, questa figura meravigliosa che era sul Corriere dei Piccoli, che ha tenuto compagnia, ha educato, divertito, ha insegnato tanto a tante generazioni. Sergio Tofano, oltre ad essere il padre del Bonaventura, è stato un grande attore, un grande insegnante all'Accademia d'Arte Drammatica, generazioni sono di attori sono cresciute con i suoi insegnamenti, un illustratore, un poeta, uno scrittore. Io ho preso queste novelle e le ho drammatizzate insieme ad Andrea Calabretta, ad un musicista, insieme ad un chitarrista in scena. Cerco di portare appunto e di regalare al pubblico questo mondo meraviglioso, immaginifico del grande Sergio Tofano. Ci sono delle ombre, dei burattini, delle figure che appaiono durante questa serata. Senti, al di là del centenario di Tofano che è caduto proprio l'anno scorso, come mai fra le tante figure che potevi scegliere hai voluto proprio Sergio Tofano? Ma perché io feci uno spettacolo tanti anni fa dedicato a Tofano e via via negli anni l'ho sempre riletto, ho sfogliato i suoi libri, ma perché credo che la memoria sia una cosa fondamentale e lui davvero è stato è un punto di riferimento per il teatro. È ancora modernissimo, ha una grazia, è anche quello che forse manca in questo momento alla nostra educazione, per cui ho una grazia, un'educazione, un comportamento, uno stile, una classe che mi andava di riproporre. E quando il Teatro della Cometa mi ha così gentilmente chiesto di rifarlo, io ho subito accettato l'invito. Senti, che altri appuntamenti hai per questa stagione, magari anche altrove? Allora, in questa stagione sarò a novembre all'Off of Theater con un nuovo testo di Mario Gelardi che si chiama Carta Straccia e sarò in scena con Sabrina Knaflitz. Poi alla Cometa appunto questo spettacolo, I Cavoli a Merenda, questo omaggio a Sergio Tofano. Poi continuerò con la mia televisione, con i miei programmi televisivi. In questo spettacolo però non sarai in scena da solo a ricordare Sergio Tofano, no? No, c'è un compositore chitarrista bravissimo, Dario Benedetti, che accompagna le storie che io vado a raccontare. C'è Andrea Calabretta che muove burattini, ombre, figure, fa delle bellissime fantasie. È una produzione del Teatro Verde, Veronica Olmi, e quindi al Teatro della Cometa dal 19 febbraio al 3 marzo. Quindi dopo Sanremo, farò per Rai 3 anche delle puntate su Sanremo, dopo Sanremo lascio il mondo della musica e dei cantanti famosi e mi rifugio nella poesia del grande Sergio Tofano.